Questo è un anno particolare per gli eventi, il paese dei Balocchi ha deciso di rimodularsi e appunto effettuare qualcosa di diverso. Oggi parliamo di uno degli appuntamenti, quello del 1° luglio, con tema esseri di parola, chi ci sarà e appunto come, cosa dobbiamo aspettarci da questa serata. No, il tema di quest'anno del paese dei Balocchi, che come dici tu è veramente molto particolare, perché chiaramente non potevamo fare quello che conosciamo tutti e per cui per 16 anni ci siamo concentrati in Piazza Bambini del Mondo. Quindi abbiamo pensato, quando ancora eravamo proprio chiusi a marzo, come potevamo trovare una soluzione. Allora abbiamo pensato questa possibilità di portarlo in città, modulandolo in tempi diversi, con piccole anche diciamo chicche da fare durante il periodo estivo e anche autunnale. Quindi cominciamo il 1° di luglio con un nostro amico del paese dei Balocchi, che è Luca Pagliari, giornalista veramente interessante, che parlerà di parola, delle sue parole, quindi alla chiesa di San Francesco, quindi un posto anche bello, veramente importante per la città, e quindi cominciamo da qui. Poi vedremo, ci svilupperemo in tutto il mese di agosto fino ad arrivare ad ottobre. Saranno appunto tanti gli appuntamenti, tutti in centro storico, comunque sia nelle vicinanze, e verranno toccati anche diversi temi. Sì, esatto, il tema diciamo è la parola, però andiamo a ripescare sulle nostre vecchie fili conduttori, fili che erano in questo caso di Luca Pagliari l'energia, ma poi parleremo anche di solidarietà, parleremo anche di altri temi che abbiamo toccato, alimentazione eccetera. Però quest'anno l'abbiamo chiamata Smart Edition proprio perché volevamo uscire da una situazione difficile con un po' di sagacia, che diciamo, e quindi Smart Edition è proprio questo, lo dice, cerchiamo di dire in questo titolo quello che abbiamo fatto, cioè cercare di trovare dei luoghi già pronti per poter svolgere delle serate, e questo è